Proprio alle nostre spalle, nello specchio d'acqua che si trova dietro di noi, e ieri sera c'è stato un salvataggio in mare, Nino Padovano. È stato lei a lanciare l'allarme col suo moscone ad arrivare per primo in acqua dove c'era questo bagnante con un materassino che stava andando verso la deriva. Sì, abbiamo notato che non stava in buone condizioni con quel gommetto che c'aveva. Lui lo chiamava gommone, ma non era un gommetto, con le onde che ieri, che era un vento da nord con un gregale molto acceso, erano onde molto lunghe, non è che lo portava a riva, che lo poteva, si poteva avvicinare vicino alla battigia, ma si allontanava molto di più, anche perché abbiamo saputo che lui veniva dai grandi alberghi. Ecco, vogliamo spiegare cosa è accaduto, come si è accorto lei che questa persona era in difficoltà? Dei bagnanti ci hanno fatto questa segnalazione, compreso quel carabiniere cliente che viene qua da noi in spiaggia, e ci siamo allertati, anche perché non volevamo che si creava più panico fra i bagnanti stessi che aspettavano il nostro ritorno per il salvataggio di questo ragazzo, che ripeto che lui pensava che voleva rientrare con questo gommone a riva, ma non ce la faceva, si allontanava sempre di più. Da me ho fatto quasi 500 metri, perché lui stava oltre 500 metri dalle boe di protezione e poteva essere pure investito da qualche motoscafo, e in più l'ho dovuto riprendere dopo il Jova Beach, faticato parecchio. Poi è arrivata anche la capitaneria di porto. Il carabiniere ha chiamato direttamente la motovedetta della capitaneria di porto, guardia costiera. Sono arrivati, si sono presentati e hanno preso questo ragazzo, che lui diceva che si stava bene, ma per noi no.